Viene riproposto al meglio delle sue possibilità con una vetrina nuova che introduce anche un elemento di novità nell'armeria reale. Realizzato grazie a Intesa San Paolo nell'ambito del programma di interventi per la tutela del patrimonio artistico nazionale, torna ai Musei Reali l'armatura B35, una delle tre armature giapponesi complete entrate a far parte delle collezioni dell'Armeria Reale nell'Ottocento. Un'armatura molto significativa perché fu donata nel 1869 a Torino proprio in occasione del primo trattato di scambio commerciale di amicizia Italia-Giappone, quindi è anche un elemento che ci riporta all'Unità d'Italia e al Nuovo Regno e alla diplomazia che fu avviata in quegli anni. La storia dell'armatura è straordinaria, è affascinante, perché non soltanto viene, come posso dire, riofferta e messa a nuova vita per la propria comunità, per il proprio pubblico, dopo molti anni, quasi 50, nei depositi di Palazzo Reale, ma di fatto diventa anche l'occasione per ricelebrare, riraccontare un rapporto commerciale, di amicizia tra l'Italia e il Giappone. Questa armatura è del tipo Domaru, ovvero un apparato difensivo leggero utilizzato per lo più per gli scontri a piedi. Le diverse parti che vediamo, ovvero l'elmo, la maschera, la corazza, i bracciali, la scarsella, i cosciali, i pantaloni e le calzature, sono caratteristiche della tradizione militare giapponese tra il XII e il XIX secolo e rispondono soprattutto alla necessità di garantire resistenza, impermeabilità, ma al tempo stesso elasticità. La libertà di movimento consentita dalle file di lamelle in cuoio o metallo laccato e dorato, le cozzane unite tra loro da fettucce di seta azzurra e arancio, contrappone la struttura di questa armatura a quella decisamente più rigida delle armature occidentali di quel tempo e le conferisce un senso di leggerezza e anche di raffinata eleganza, come vediamo. L'approccio è stato quello davvero conservativo, di un restauro di pulitura, di consolidamento. Non siamo andati a integrare perché, a differenza di come si fa in altre parti del mondo, in Giappone ad esempio, le parti in tessuto, che sono quelle che si danneggiano di più, vengono sostituite. Noi invece assolutamente abbiamo mantenuto il più possibile, facendo dei consolidamenti molto leggeri e integrando pochissimo. Di che tessuti parliamo? Degli odoshi, che sono le fettucce colorate che tengono insieme le varie parti. E che materiale sono? Sono di seta intrecciata con vari sistemi, colorate con sostanze naturali e quindi molto sensibile alla fotossidazione e all'usura, perché sollecitate appunto dalle altre parti che compongono l'armatura. È stato un restauro molto delicato perché le armature giapponesi, diversamente da quelle a cui siamo abituati noi, tutte in ferro, sono delle armature fatte di tanti elementi cuciti tra loro, proprio per dare maggiore dinamicità e flessibilità all'azione del cavaliere, e dotata anche di una serie di corredi come la katana, la spada affilatissima. Quindi spero che i nostri visitatori troveranno questo nuovo elemento di curiosità dentro le collezioni straordinarie dell'Armeria Reale. Probabilmente non è mai stata usata perché è un dono diplomatico, quindi è un oggetto
probabilmente anche composto da parti di armature diverse, poi messa insieme con questo aspetto azzurro e arancione nella metà dell'Ottocento, donata a un re, da un imperatore. È probabile che non l'abbia mai vestita nessun samurai. Come sempre si va e si fa capo ai Savoia, che furono un po' il mezzo attraverso cui passò tutto a livello anche di arte. Beh, devo dire che qui poi si gioca in casa, e anzi la cosa importante è vedere come alcune collezioni che fanno per l'appunto parte della storia di un paese, di un popolo, di una comunità, possano ancora oggi essere interessanti, essere oggetto di attenzione, di grande pubblico, e quindi questa storia che un po' si rinnova e credo che sia poi a tutti gli effetti la storia del nostro paese. Quindi focus importante da parte vostra sul discorso culturale, su questa linea proseguirete? Sì, assolutamente, anzi la banca proprio prima della fine del 2016 ha rinnovato l'impegno per continuare nelle attività culturali che riguardano ovviamente la valorizzazione delle opere che sono di proprietà della banca, che generalmente sono esposte nelle 3 gallerie d'Italia, a Milano, a Napoli e Vicenza, ma ovviamente anche attività, programmi e progetti che si occupano della tutela, della salvaguardia, del restauro, della valorizzazione di opere che non sono di proprietà della banca. La 18ª edizione di Restituzioni, a tutti gli effetti, dopo aver girato l'Italia, arriverà a Torino.